Italia. Usiamo per una volta le risorse di questa azienda preziosissime per cercare dichiarazioni. L'ultima volta che la Meloni ha parlato di blocco navale è stata 8, 9, 10 mesi fa. Non ne parla più. Durante la campagna elettorale l'ha detto una volta. Ne ha parlato pochissimo. A proposito, Palmarino Zoccatelli, te lo ricordi? Io lo chiamerei perché è rimasto. Ma neanche mi interessa. Fortemente putiniano, secondo me. Palmarino Zoccatelli from Veneto. Vai regia col numero. Pronto? Palmarino? Sì. Zoccatelli. Due svidvania, compagno. Che? Due svidvania. Due svidvania. Sì, Palmarino, ma che stai facendo? Un corso di russo? Beh, ma certo, perché devo imparare il russo, se no che filo russo sono se non imparo il russo. Cioè tu sei ancora filo Putin? Sei ancora filo Putin? Sono filo russo, filo Putin. Filo Putin. Per l'uscita dalla NATO, anzi ti anticipo una cosa. Sì, sabato faremo una manifestazione a Verona. Ah, sì. Faremo ottimo. Una grande manifestazione. Travestiti da che cosa questa contro volta? La NATO, contro la NATO, per l'uscita dell'Italia dalla NATO, contro la NATO, guerra bellissimo. Della NATO alla Russia. Sì. Contro la NATO. Cioè, Palmarino Zoccatelli, ma essere contro la NATO. Zoccatelli. Sì. Sì. Secondo te, adesso non mi fate incazzare subito perché veramente. Secondo voi Stoltenberg, ad esempio. Secondo voi Stoltenberg, legge. Secondo voi Stoltenberg, quando verrà a sapere della manifestazione di Zoccatelli contro la NATO? No, vi chiedo, secondo voi, a te Cruciani ti chiedo, quando Stoltenberg verrà a conoscenza di che cosa dirà? Oh mio Dio, forse devo rivedere i miei piani. Scusa, il signor Zoccatelli dice scadenza, ormai è finito. Scusami, ma secondo te sono dei criminali? NATO e Stati Uniti sono dei criminali? Certo, sono dei criminali, sponsor del terrorismo. Sì, dove vanno, fanno guerre, dove bombardano loro sono bombe democratiche. No, le bombe loro sono democratiche. Belgrado, Baghdad, lo Yemen. Putin invece, Putin è un pacifista. Ma perché difende Putin il regime? Difende il suo popolo, la sua nazione. Lui difende il suo Stato, giustamente difende. E i crimini di cui è accusato, popolo. Bombardamenti nei confronti dei civili, fosse comuni, tutte cazzate. Sono tutte invenzioni degli ucraini, no? Cioè gli ucraini vi danno le notizie, voi bla 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 le pubblicate come i pappagalli senza neanche verificarle. Quindi la stampa italiana fa il pappagallo di quello che gli passa Zelensky. E voi credete a Zelensky un cocainomane del genere? Beh, adesso Palmarino, neanche gli americani, non ci credono più neanche gli americani, fra un po' lo scarico. Ma come fai anche a loro. Dire che è cocainomane, signor Zelensky? Scusami, come è? Insomma, è una cosa risaputa. Ma da chi è risaputa? Io spero che Zelensky ti porti via tutto, ma lo sai anche chi sei. Pensa e altri Zelensky problemi. Zelensky querela Palmarino Zoccatelli, sarebbe straordinario. No, ma c'ha altri problemi che star dietro a questo mitomane qua. A sto mitomane, qui, sto poveretto mitomane. Sono già nell'elenco dei nemici dell'Ucraina, quindi mi avevano già notificato. Ma non sei nell'elenco di nessuno. Cioè tu hai paura dei servizi segreti ucraini, tu Zoccatelli? Guarda, io nella sede nostra abbiamo già ricevuto una minaccia 2 anni fa, hanno lasciato le scritte sotto la finestra. Quei referendum che ha fatto, che ha organizzato la Russia, sono tutti legittimi, secondo te quelle terre là? Sono legittimi e regolari, l'unico irregolare, sai qual è l'unico referendum irregolare, fasullo? Quale? Quello che fecero i Savoia per unificare l'Italia, no? Quello del Veneto per unificare l'Italia. Quelli sono gli unici referendum. Ah, perché lui è anche indipendentista veneto, ricordiamolo. Certo. Ma è evidente la somma con dei referendum. Dunque l'Italia è chiaro, la somma e della voi, uno, e voi che rappresentate uno stato, sì, no, sì. Nato, uno stato. Referendum fasulli sulla guerra civile, sì. No, su, cioè tu stai dicendo che l'Italia è un paese fasullo. Certo, è nato come referendum fasulli, con le guerre civili, colpi di Stato. No, aspetta un attimo, colpi di Stato. Voglio farti un quadro. C'era. Allora, aspetta, cari ascoltatori, cari ascoltatori. Aspetta un attimo. Cari ascoltatori, allora, cari ascoltatori. E poi diamo lezioni alla Russia, sì, sui referendum. Io ci sono stato 2 o 3 anni fa, le votazioni che ho fatto lì. Tutto sono regolare. Regolarissime. Aspetta, Zoccatelli deve fare. Parenzo deve fare il quadro. Parenzo deve fare il quadro. Allora, care ascoltatrici e cari ascoltatori, in pochi secondi siamo di fronte ad un povero idiota che sostiene nell'ordine che l'Italia non esiste, che ha vinto la monarchia, che lui è indipendentista, che il Donbass è russo, i referendum sono regolari, certo, e la Russia è un paese libero e democratico certo, è soprattutto certo, anche un Novax, cosa che abbiamo dimenticato. Allora, questa emerita testa di cazzo a cui Cruciani ha dedicato 10 minuti di allora, trasmissione, per completare, aspetta, ma la persona da arrestare non è Zoccatelli, sei tu Cruciani, sei devi tu convertirti, devi sistemarti, mettiti a posto, poi c'è uno che ti dice di devi convertire, ma quale altra radio c'è uno che ti dice di devi convertire, ma cosa te ne frega però, te scusami, se secondo te no, però dimmi la verità Zoccatelli,
dimmi la verità proprio quella definitiva. Secondo te gli omosessuali sono dei malati? Diciamola in maniera definitiva, se no altrimenti, cioè, dilla tutta. Possono avere un vizio, che è quello contro natura. Hanno un vizio. No, hai un vizio di dire idiozie. Tu hai il vizio di dire idiozie. Cioè, sono perversi, sono dei perversi, dici. Io ricordo sempre il catechismo della Chiesa Cattolica, casomai mettete fuori legge la Chiesa Cattolica. Cioè, no, dillo, sono dei perversi, per cui, che ne so, un uomo di 60 anni, come si vede in televisione in questi giorni. Gli atti impuri contro natura gridano vendetta al cospetto di Dio, questo dice il catechismo. Se poi voi intervenite e convincete Bergoglio a cambiare il catechismo, provateci, insomma, magari Bergoglio vi ascolta adesso. E l'aborto? È l'aborto? È un omicidio. Certo che è un omicidio. Un innocente, non c'è dubbio. Omicidio di un innocente. Questo è il quadro, caro David, questo è il quadro definitivo di Palmiro Zoccatelli. Io aggiungerei, questo è il quadro clinico definitivo. Il quadro clinico. Avanti tutta, ciao Palmiro, ciao, a presto. Ciao Cristiani, ciao. SD1